tutti nuovi del Fiato in America e finalmente la recensione del Perfection di Samuel Gary. Questo è un tabacco che si trova con relativa facilità in Italia, sia in versione thin sia in bulk da 250 grammi, quindi spero di avere i vostri commenti e le vostre pareri, le vostre opinioni, la vostra esperienza con questo tabacco. Per me è un tabacco che mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire. Perché? Perché sicuramente è una M di qualità, è una M dalla forza media, ed è una M che comunque soddisfa. Io l'ho trovata troppo leggera, con decisamente troppo poco corpo e anche non eccessivamente esaltante dal punto di vista dei sapori. Per carità, veramente ottimo tabacco, c'è una stupenda base di Virginia, dolci e di orientali che creano questa, tra virgolette, questo fondo vellutato veramente, veramente buono. Sicuramente lì c'è l'intervento e l'aiuto e un po' il supporto della vaniglia, che però non si nota, non si sente mai questo discorso, oh, wow, sa di vaniglia, si sente questa aromatizzazione che uno può pensare quando legge la descrizione. No, questa cosa non succede, quindi questa è sicuramente una nota positiva. I latakia li ho trovati un po' aggressivi, sicuramente molto presenti con il loro classico sapore bello incensoso, sapido, quasi salato, mi sono piaciuti molto, però li ho trovati a volte un po' troppo aggressivi e questa cosa era un po' disorientante perché di nuovo non è un tabacco della grande forza nicotinica, gli altri due tabacchi si amalgamano e completano meglio e invece data che io usciva fuori in modo un po' tra virgolette così da solo non unito al resto, un po' slegato dal resto, quindi questa cosa mi ha un po' lasciato così. Un tabacco veramente leggero, io questa latte è praticamente vuota, io in una settimana l'ho finito, ci sono rimaste una, massimo due cariche. Un tabacco veramente leggero, ne facevo cariche di filo, cioè finivo una pipa e ne accendevo un'altra, veramente, perché non ha praticamente nicotina, non so come definirlo, forse nicotinica zero. E questa è anche un'altra cosa che non mi è piaciuta molto, perché comunque a me piace avere dei tabacchi che un attimo ti appagano anche quel punto di vista e non ti lasciano con la voglia di accendere un altro perché è come se hai avuto una fumata incompleta. Quindi ho trovato assolutamente troppo troppo leggero e poi soprattutto ho fatto forse quello che è stato un passo falso. Perché ieri, avendo quasi finito la latta, ho deciso di farmi una carica di Esoterica Margate, che è una M decisamente full, veramente buona, dei latakia dolcissimi, molto molto buoni, appunto che rispetto a, sono incensosi ma hanno una morbidezza diversa, ed è stata comunque, come si può dire, notte e giorno. Quando poi, dopo, ho di nuovo fatto un'altra carica di Perfection, sentivo solo la vaniglia, è una cosa incredibile questa cosa. Veramente ho fatto fatica a finire la carica perché sentivo solo la vaniglia, sembrava di fumare un tabacco con la vanillina aggiunta. E questa cosa mi ha un attimo spiazzato perché prima non avevo proprio avuto nessuna indicazione che ci fosse questa aromatizzazione. Quindi che so, non so se voi vi è capitata la stessa cosa, però questo è. Quindi un tabacco a cui do sicuramente la piena sufficienza, mi do anche un 7-7,5 perché è buono, è una M tutto giorno, è leggera, si fuma bene anche la mattina, si fuma senza pensieri, però manca qualcosa, manca quel po' più di profondità che appaga un po' di più. Ditemi voi cosa ne pensate e basta, alla prossima e veramente sono curioso di leggere le vostre opinioni su questo tabacco che sicuramente avete provato. Ciao!